Buonasera a tutti, ben ritrovati. Il primo ringraziamento appunto va all'autrice Han Kang, che qui in Italia è la scuola Holden. Siamo davvero onorati di averla come nostra ospite. Alla sua interprete Malilu Emberti, che ci aiuterà appunto in questa transizione dall'italiano al coreano e viceversa. Ci aiuterà anche Giulia Filippone, una nostra diplomata, leggendo alcuni passi. Un ulteriore ringraziamento ad Adelphi, al suo staff qui presente, che ha reso possibile questo incontro. La Vegetariana è un romanzo meraviglioso che indaga le ragioni che portano a una scelta di questo tipo, una scelta alimentare che diventa poi esistenziale e delle possibili conseguenze che questo ha sull'ambiente intorno alla persona che fa questa scelta. È ambientato in Corea, dove appunto questo tipo di condotta di vita è particolarmente singolare, molto più che da noi. Non credo che tutti abbiate già letto il romanzo, quindi chiedo a Giulia di leggere un paio di pagine per sentire la voce, lo stile di questa autrice. La mattina seguente, subito dopo aver aperto gli occhi, in quei primissimi istanti in cui la realtà deve ancora assumere la concretezza solita, rimasi disteso, avvolto nel piumino, valutando distrattamente la luce del sole invernale che filtrava nella stanza attraverso le tende bianche. Mentre ero immerso in quello stato di semiassenza, lanciai casualmente un'occhiata all'orologio appeso al muro e non appena vidi l'ora saltai in piedi, aprii la porta con violenza e mi precipitai in cucina. Mia moglie era davanti al frigorifero. «Sei impazzita? Perché non mi hai svegliato? Non hai visto che ora...» Sentii qualcosa di molle sotto il piede e mi fermai a metà frase. Non credevo ai miei occhi. Mia moglie era accovacciata a terra, ancora in biancheria da notte, con i capelli scompigliati che le formavano una massa disordinata attorno al viso. Tutto intorno a lei, il pavimento della cucina era ricoperto di sacchetti di plastica e contenitori a chiusura ermetica, sparpagliati dappertutto. Non c'era un solo centimetro libero dove mettere i piedi senza calpestarli. Carne di manzo per lo shabu shabu, pancia di maiale, due stinchi di bue nero, calamari sottovuoto, anguilla affettata che mia suocera ci aveva mandato secoli prima dalla campagna, ombrine essiccate legate con dello spago giallo, confezioni ancora chiuse di ravioli e un numero infinito di pacchetti pieni di chissà che cosa ripescati dalle profondità del frigo. Si sentiva un fruscio. Mia moglie stava mettendo le cose attorno a sé, una alla volta, dentro sacchi della spazzatura neri. Alla fine persi le staffe. «Che diavolo stai combinando?» gridai. Lei continuò a infilare i pacchetti di carne nei sacchi. Sembrava inconsapevole della mia presenza, quanto la notte prima. Manzo, maiale, pezzi di pollo, dell'anguilla di mare che costava almeno 200.000 won. «Ma sei matta? Perché diamine stai buttando tutta questa roba?» Con passo incerto feci un rapido slalom tra i sacchetti di plastica e l'afferrai per il polso, cercando di strapparle di mano le confezioni. Rimasi sbalordito nel vedere che mi opponeva un'accanita resistenza. Tanto che per un attimo fui lì per cedere. Ma ero talmente arrabbiato che mi ripresi subito ed ebbi la meglio. Massaggiandosi il polso arrossato, lei mi parlò con lo stesso tono di voce normale e tranquillo che aveva usato in precedenza. «Ho fatto un sogno». Ecco, nel romanzo c'è questo straordinario lavoro di voci, di sguardi, perché il romanzo è composto da tre parti, ognuna delle quali dedicata a un personaggio che non è mai la protagonista. Quindi il primo capitolo è dedicato al marito, il secondo al cognato e il terzo alla sorella. Quindi la mia domanda per l'autrice è questa: come si lavora un personaggio che pure è così tanto vivo, anche se a lei, alla sua voce, è dedicata solo delle brevi parti oniriche o stralci di realtà comunque molto straniata?
통해서 나오는 거지만 이렇게 아주 짧은 이야기 통해서 나오지만 어떻게 이런 사람의 목소리를 이렇게 어떻게 다른 사람을 통해서 생생하게 만들 수 있는지 Buonasera. It's my pleasure to be here to meet you and thank you. 말씀하신 것처럼 이 소설은 세 개의 부분으로 이루어져 있습니다. Come ha detto lei, il mio romanzo è diviso in tre capitoli principali, in tre parti. 저는 의도적으로 이 주인공 영혜에게 화자로서 말할 수 있는 장을 주지 않았어요. Come ha detto lei, appunto, la voce della protagonista non esce direttamente dal suo personaggio, ma viene descritto indirettamente da quello dei personaggi che la circondano. 이 주인공이 말하고 있는 부분은 1장에서 꿈의 독백으로서 이탈릭체로 나오는 그 부분밖에 없습니다. La voce della protagonista nel primo capitolo in particolare si sente in modo diretto semplicemente dalla sua descrizione del suo sogno. 첫 번째 장에서 이 남편은 철저하게 우리가 신뢰할 수 없는 화자입니다. Sempre nel primo capitolo ci rendiamo conto della sua presenza attraverso la voce del marito che è vittima del totale fraintendimento della figura della moglie. 이 남자의 진술은 아주 자기중심적이고 영혜의 진실과는 아주 많이 떨어져 있기 때문에 독자들은 그 진술을 믿으면서 따라가는 것이 아니라 계속해서 의심하고 아이러니를 느끼면서 상상력을 동원하게 됩니다. Attraverso la figura del marito ho pensato che proprio per il fatto che lui è così in un certo senso egocentrico, anche conformista, si potesse sentire meglio il dolore della protagonista, quindi attraverso la strutturazione della figura della persona che le vive accanto si potesse sentire meglio il suo dolore. 장이 바뀌면서도 계속 화자들은 영혜를 관찰하게 됩니다. Anche il suo cambiamento, visto che lei repentinamente cambia personalità, vedendo questo processo attraverso gli occhi e la narrazione del marito, ho pensato che si sentisse in modo più forte. 영혜는 계속해서 어떤 증오라든지 욕망 또는 연민 그리고 이해받지 못하는 그런 것의 대상으로서만 존재하게 됩니다. Attraverso questo personaggio, la protagonista, scusatemi, attraverso l'incomprensione che c'è tra questo personaggio e la protagonista, appunto, capiamo qual è il desiderio che lei ha di fare la sua scelta e il dolore che lei prova nel fare questa scelta. 계속해서 이 화자들이 이 영혜의 진실을 포착하는데 실패하고 있고 영혜는 이들의 시선으로부터 계속 도망치고 있습니다. I personaggi che circondano Yonghye, che è la protagonista del romanzo, è come se cercassero di ottenere qualcosa da lei, ma tutti in qualche modo falliscono in questo desiderio. Quindi attraverso questa narrazione così frammentata, fatta di altre voci, il suo ruolo diventa appunto vivo, no? Diventa preponderante. 바로 그 실패 때문에 독자들은 계속해서 그 부서진 파편들 같은 영혜를 묘사하는 부분들, 그런 것들을 스스로 종합을 해서 영혜의 진실한 얼굴을 창조해내야 됩니다. Attraverso il fallimento, questi personaggi appunto cercano di stabilire un contatto con lei in qualche modo, cercano anche di cambiarla in qualche modo. Attraverso il fallimento di questa azione,
lei diventa in qualche modo ancora più radicale, ancora più forte. 영혜는 아주 특별한 사람입니다. 자신이 식물이 되어가고 있다고 믿고 그리고 더 이상 인간이라는 종족에 더 이상 속하고 싶어하지 않습니다. 이렇게 특별한 인간을 묘사해야 하기 때문에 저는 전통적인 내러티브를 구사하기보다는 이런 독자들의 상상과 만나는 방식을 택하고 싶었습니다. La protagonista Yonghye è una creatura molto particolare. Lei è un essere umano che decide di rinunciare alla sua identità di essere umano e decide di non portare avanti la propria vita come aveva fatto fino al punto in cui lei compie questa scelta e in questo modo lei condiziona tutto l'ambiente che la circonda, che le provoca un intensissimo dolore e più che cercare di rendere questa idea attraverso la propria voce, ho pensato che appunto la voce dei personaggi secondari la completassero di più. Grazie. La mia seconda domanda riguarda ancora i personaggi, perché se lei viene tacciata di follia, pazzia, appunto dall'ambiente che la circonda, è anche vero che è una sorta di sentinella, una sorta di spia dei dolori degli altri, appunto dell'ambiente intorno a lei. Suo marito potremmo definirlo malato di conformismo, il suo cognato invece ossessionato dalla sua stessa arte e sua sorella prova un dolore sottile che non le impedisce di condurre la propria vita, ma comunque è come se la mangiasse da dentro. E quindi Yonghye, questa protagonista, diventa sentinella di un disagio più diffuso, come dicevo, e allo stesso tempo cercando di imprimere sempre meno azione nel mondo, eppure, diciamo, contrariamente alla sua volontà, in realtà scatena dei cambiamenti nelle vite delle persone appunto intorno a lei, che dopo il suo passaggio, diciamo, dopo la scelta che lei compie, detonano, ecco, hanno dei cambiamenti importanti, improvvisi, a cui spesso non sono preparate le persone stesse. Volevo chiedere se questa impressione di questo ruolo della protagonista è corretto e a quale figura femminile magari si è ispirata o ha pensato nel costruirla. Come 이 이야기를 생각하게 된 배경을 잠깐 말씀드릴게요. Prima di tutto vi parlerò appunto di questa caratterizzazione del personaggio della protagonista. 1997년에 제가 단편 소설을 썼습니다. 그 제목이 내 여자의 열매였어요. Il mio primo romanzo, il mio primo racconto breve è nato nel 1995 ed è chiamato Ne Yoja e Yolme, che significa il frutto della mia donna. 그 소설에서는 실제로 한 여자가 실제로
식물이 됩니다. Questo racconto parla di una donna che si trasforma in una pianta. 그래서 그녀의 남편이 비즈니스 여행에서 돌아와서 그의 아내가 식물로 되고 있는 걸 발견하고 이제 화분에 심어 줍니다. Suo marito si reca fuori dalla loro casa per motivi di business e tornato a casa assiste a questa metamorfosi di sua moglie che si trasforma in un vegetale praticamente. 그리고 물도 주고 아주 잘 돌봐줍니다. Durante questa trasformazione lui accetta questa sorta di metamorfosi appunto della moglie e decide di prendersi cura di lei, quindi le dà acqua, la pianta in un vaso e continua la sua vita accanto a lei. 그렇지만 가을이 되니까 이 여자가 시들게 됩니다. 그리고 말라서 더 이상 이제 푸른 빛을 볼 수 없게 되죠. Nel momento in cui però, nonostante lui si prendesse cura di lei, nel momento in cui arriva l'autunno, questa pianta comincia piano piano a deperire, comincia a seccarsi e produce dei frutti molto duri e piccoli. 그래서 이 남편이 이 발코니에 기대 서서 자신의 아내가 내년 봄에 다시 피어날 수 있을지를 궁금해하면서 이 소설이 끝납니다. Allora il marito che cosa fa? Comincia a chiedersi se nonostante questa sofferenza di questa pianta potrà aspettarsi una nuova vita da sua moglie durante la primavera. Quindi cerca di affrontare questa fine della stagione autunnale, cerca di affrontare la fine di questo di debolezza, no? Della pianta, cercando di aspettarsi che durante la primavera sbocci ancora. 이 소설을 다 쓰고 나서 왠지 설명할 수 없지만 이 소설이 아직 끝나지 않았다는 느낌을 받았습니다. Quando ho scritto questa storia, lì per lì pensavo che potesse essere una si potesse concludere questo discorso, però in realtà dopo un po' di tempo ho sentito che questa storia non era del tutto completa. 어떤 방식으로든 변주해서 다시 이 소설을 쓰고 싶었고 몇 년의 시간이 흐른 다음에 이 소설을 채식주의자를 쓰게 됐습니다. Quando appunto provando questo tipo di sentimento mi sono convinta piano piano di parlare di un qualcosa che fosse collegato a questa storia e qualche anno dopo è uscito il mio libro La Vegetariana. 그런데 이 원래의 단편 소설과는 다르게 아주 어둡고 격렬한 내용의 소설이 되고 있다는 사실을 알게 됐습니다. Diciamo che queste due storie in qualche modo io le sento collegate, però sicuramente nella Vegetariana c'è un elemento molto più cupo, molto più forte rispetto alla storia di cui vi ho parlato poco fa. 그래서 이 조금 아까 언니의 어떤 고통에 대해서 말씀하셨는데 저는 원래 어떻게 보면 이 영혜의 고통을 지켜보는 작가로서 그 언니와 비슷한 입장을 취하고 있다고 볼 수 있습니다. Appunto come lei mi diceva prima il rapporto soprattutto con la sorella. Questo rapporto così forte che porta in un certo modo questo scoppio di emozioni finale che all'inizio permette alla sorella di vivere come anche mantenendo questo dolore, no? Dentro di sé, ma che poi la porta ad esplodere sicuramente è una delle caratteristiche che hanno aggiunto qualcosa a una storia che sentivo collegata a quella precedente. 그녀의 고통을 함께 겪어야 하고 지켜봐야 하고 또 그녀가 죽지 않기를 바라는 같은 입장이었기 때문입니다. 죽지 않기를? Il sentimento che la sorella prova nei suoi confronti è un qualcosa di profondo, qualcosa di radicale, un qualcosa di oscuro e anche in un certo senso qualcosa di legato all'affetto semplice e puro dell'essere sorelle, no? Quindi anche il desiderio di non volerla vedere morire.
영혜는 육식을 거부하게 되는데 그것은 인간의 폭력을 거부하고 싶기 때문이고요. 그리고 나중에는 자신이 이제 식물이 되어가고 있다고 믿고 그것만이 자신을 구원할 수 있는 길이라고 믿고 있습니다. 그런 인물들을 그런 인물의 어떤 결단을 보여주기 위해서는 그 인물과 그리고 그를 둘러싸고 있는 사람들의 고통을 보여줄 수밖에 없었습니다. Ci sono tante caratteristiche che rendono complesso questo ruolo, cioè c'è una sorta di dolore per le esperienze passate, c'è una vicinanza perché lei si sente vicina come sorella, appunto, e quindi non vuole vedere morire sua sorella. C'è un'incomprensione nel fatto che sua sorella è convinta di poter diventare una pianta e quindi di non capire per quale motivo lo vuole fare, e in più c'è il desiderio di non vederla morire perché si lascia deperire, quindi vuole capire bene che cosa le succede, ma in un certo senso lo sente comunque, lo capisce profondamente. E questo è uno degli elementi su cui ho lavorato di più. Grazie. Chiamerei Giulia a leggere un altro passo. Preciso che il passo precedente è tratto appunto dal primo capitolo, quello dedicato al marito. Invece questo è l'inizio del secondo capitolo, La macchia mongolica, in cui appunto la parola, diciamo così, il punto di vista passa al cognato. Il sipario rosso scuro calò sul palco. I ballerini sventolavano le mani così energicamente che tutta la fila divenne un'immagine sfocata, in movimento, in cui era impossibile distinguere le singole figure. Anche se gli applausi furono fragorosi e qua e là si sentì gridare qualche bravi, non ci fu la chiamata alla ribalta. L'ovazione si spense bruscamente. E gli spettatori cominciarono a raccogliere borse e giacche e ad avviarsi verso i corridoi. Lui distese le gambe e si alzò in piedi. Durante i 5 minuti di applausi era rimasto con le braccia incrociate, fissando in silenzio i volti entusiasti dei ballerini che li accoglievano avidamente. I loro sforzi gli avevano ispirato simpatia e rispetto, ma pensava che il coreografo non avesse meritato il suo applauso. Lasciò la platea e attraversò il foyer, dove studiò i manifesti dello spettacolo, ormai obsoleti. Ne aveva visto uno in una libreria del centro e aveva sentito un brivido. Temendo di perdere l'ultima replica, si era affrettato a prenotare un biglietto. Sul manifesto c'erano uomini e donne seduti di spalle che mettevano in mostra la schiena nuda coperta dalla nuca fino alle natiche di fiori, steli serpeggianti e fitti strati di petali, dipinti in rosso e azzurro. Nel guardarli si era sentito impaurito, eccitato e chissà perché oppresso. Non riusciva a credere che l'immagine che lo ossessionava da quasi un anno fosse stata concepita anche da qualcun altro, il coreografo. Qualcuno, per di più, di cui non aveva mai nemmeno sentito parlare. Davvero quell'immagine stava per materializzarsi davanti ai suoi occhi, esattamente come l'aveva sognata? Seduto al suo posto, nell'attesa che le luci si abbassassero e lo spettacolo iniziasse, si sentiva così nervoso da non riuscire nemmeno a bere un sorso d'acqua. Ma non aveva trovato ciò che sperava. Facendosi strada tra la folla degli abituè del teatro, che si erano riversati in massa nel foyer e sembravano tutti estroversi e pieni di fascino, si diresse verso l'uscita più vicina alla stazione della metropolitana. A lui la rintronante musica elettronica, i costumi sgargianti, la nudità ostentata o i gesti esplicitamente sessuali non avevano detto niente. Quello che cercava era qualcosa di più sobrio, più profondo e più intimo. Essendo domenica pomeriggio, dovette aspettare un po' prima dell'arrivo di un treno e quando salì rimase vicino alla porta del vagone con in mano un programma che aveva in copertina la foto del manifesto. La moglie e il figlio di 5 anni lo aspettavano a casa.
A sua moglie, lo sapeva, avrebbe fatto piacere che la famiglia passasse i fine settimana insieme, ma si era preso comunque quella mezza giornata per andare a vedere lo spettacolo. Ne avrebbe ricavato qualcosa? Sapeva fin da prima che molto probabilmente sarebbe rimasto ancora una volta deluso, che poteva andare a finire solo così. Ed era decisamente quello che era successo. Come diamine ci si poteva aspettare che un perfetto estraneo decifrasse l'intima logica di un'immagine che era il frutto della sua fantasia e che trovasse un modo per farle prendere vita? L'amarezza che all'improvviso gli montò dentro era esattamente la stessa che aveva provato tanto tempo prima, mentre guardava un video dell'artista giapponese Yayoi Kusama. L'opera, piena di scene di pratiche sessuali promiscue, mostrava una decina di persone, tra uomini e donne, completamente imbrattate di vernice colorata, che manifestavano il proprio desiderio per il corpo degli altri su un sottofondo di musica psichedelica. Si muovevano per tutto il tempo, dimenandosi e dibattendosi come pesci fuori dall'acqua. Non che il suo appetito personale fosse meno forte, naturalmente, solo che non voleva esprimerlo in quella maniera. Qualunque cosa, ma non quello. Dopo un po', il treno oltrepassò il condominio in cui abitava, ma lui non aveva mai avuto intenzione di scendere lì. Ficcò il programma nello zaino, affondò i pugni nelle tasche del giubbotto e studiò l'interno del vagone riflesso nel finestrino. Non fu facile accettare che quell'uomo di mezza età, con un berretto da baseball che gli nascondeva la stempiatura e un giubbotto abbondante che cercava di fare lo stesso con la pancia, era lui. La sua è una narrazione molto visiva. Scusate. A lettura conclusa, alcune immagini si impongono alla memoria e rimangono impresse come dopo un'esperienza cinematografica. Quindi la mia domanda riguarda la genesi di questa storia, se è partita da un'immagine o da elementi che riteniamo più letterari, come un'idea o un inizio di trama. Un giorno all'improvviso mi è venuta questa idea di una donna che si trasforma in pianta. 네, 그런 이미지가 왜 갑자기 떠올랐는지를 생각해 보면 설명하기가 쉽진 않은 것 같아요. Sinceramente non riesco a spiegarvi il motivo per cui all'improvviso mi è venuta questa immagine in testa, è un po' difficile. 그런데 한국에서는 지난 생, 이번의 생 그리고 다음의 삶, 내세 그런 것에 대해서 어떤 전통적으로 그런 생각을 공유하고 있어요. 지난 생, previous life and current life and next life. In Corea il concetto di vita dopo la vita, di vite precedenti, di questo concetto è, diciamo, parte della cultura tradizionale. 그래서 흔히 뭐 많이 농담으로 이런 얘기 많이 해요. 나는 전생에 뭐 이런 존재였을 거야. 그런데 뭐 다음 생에는 이런 존재로 태어나고 싶어. 그게 인간이 아닐 수도 있어요. Diciamo che fa parte anche un po' del nostro modo di chiacchierare, no? Un modo colloquiale anche nel dire che cosa vuoi fare nella prossima vita. Nella prossima vita sarò qualcosa. Un modo semplice e condiviso, no? di pensare al futuro, al passato. 예를 들어서 제가 어린 시절에 저희 어머니가
나는 다시 태어나면 새해로 태어나고 싶다 이런 얘기를 늘 하셨던 기억이 납니다. Se penso a un episodio in particolare legato a questo tema, penso a mia madre quando una volta da bambina mi disse nella prossima vita voglio rinascere uccello. 그러니까 내가 나 자신이 아닌 다른 존재가 될 수 있다는 것에 대해서 조금 더 친숙하게 느끼고 있어요. Quindi probabilmente mi è venuto questa idea, no? Di poter diventare anche qualcos'altro oltre a un essere vivente, un animale, un qualcosa. In che cosa un essere umano si può trasformare? 하지만 영혜는 이제 이번 생에서 나무로 변신을 하겠다고 하는 그런 특별한 케이스인 거죠. 소설이요. 소설에서. In questo romanzo ovviamente si parla di un contesto molto particolare perché è ovvio che una persona durante la propria vita non può trasformarsi in un altro essere. 그리고 제가 옛날에 읽었던 어떤 전통적인 설화가 있는데요. 거기서는 이제 옛날 왕조 시대에 어떤 궁궐에서 일하는 남자가 밤이면 아주 피곤해서 자신의 집으로 돌아옵니다. Un'altra immagine che mi viene in mente è un testo che ho letto tanto tempo fa, un testo antico che parla quando la Corea era ancora un regno. In cui c'è un uomo che fa un sogno molto particolare. 그래서 집으로 돌아와서 이제 방문을 열면 그 속에 식물들이 가득해요. 그래서 그 식물들 사이에서 잠을 자고 또 꽃하고 말을 주고받고 그래요. 그런 방식으로 이제 평화를 얻게 됩니다. 그래, 뭐 주민공은 평화예요. 근데 식물도 어디서 평화? 식물과 얘기로 주고받고. Praticamente quest'uomo, grazie al suo dialogo con la natura, con le piante, riesce a raggiungere uno stato di pace, riesce a diciamo la pace da tutti i problemi e le questioni che lo affliggono. Sorry. 그래서 그런 이야기도 제 잠재 의식 속에 있었고요. 그리고 또 제가 좋아하던 이상이라는 시인이 있는데 그 시인이 아주 어린 나이에 26살에 죽었는데요. 그 사람의 시작 메모에 나는 인간은 식물이라고 생각한다. 이런 아주 짧은 메모가 있습니다. 그래서 그런 것도 뭔가 저에게 어떤 영감이 되어 주었던 것 같습니다. Un'altra immagine che ho nella mente è una frase che disse un poeta molto famoso in Corea che si chiamava Isang, un poeta famosissimo che purtroppo è morto molto giovane all'età di 25 anni. E lui ha lasciato delle note e in una di queste c'era scritto che gli uomini, gli esseri umani dovrebbero essere piante, dovrebbero essere come le piante. E questa è una frase che mi è sempre rimasta in testa. 그리고 소설을 쓸 때 어떤 장면을 마음속에 그리면서 쓰게 되는데 소설을 쓸 때 마음속에 있는 그 이미지는 영화의 이미지랑은 조금 다른 것 같아요. 좀 더 육체적인, 신체적인 어떤 감각의 선명함인 것 같아요. Quando ho creato le scene del mio romanzo, in realtà, ovviamente ho queste immagini nella testa, quindi ho questi dialoghi, ho queste immagini di scritti che ho letto, di queste frasi che ho sentito, però il mio romanzo è più probabilmente un po' più crudo, un po' più realistico rispetto a questo mondo immaginifico che mi porto dentro. Grazie. La vegetariana è anche un libro sul desiderio.
sul desiderio di mangiare, quindi la gola, sul desiderio sessuale, sul desiderio anche di annullare il desiderio, di annullare l'identità e di diventare tutt'uno con l'ambiente vegetale, appunto con la flora che circonda la protagonista. Però la vicenda della protagonista di Yong Ye è come se ci dicesse che la vita, al netto della volontà di sopraffare, della catena alimentare, di una certa quantità di violenza che non si può evitare di portare nel mondo, si privi della sua sostanza stessa. Volevo chiedere all'autrice, appunto, se secondo lei sono inconciliabili questa volontà di non sopraffare eppure di restare vivi come esseri, e se in un altro racconto, non la vita di Yong Ye, appunto, queste due tendenze invece potessero convivere. Yong Ye의 고통의 핵심은 자신이 살아있기 위해서는 다른 생명을 해쳐야 한다는 것입니다. 영예, proprio per il motivo che lei vuole vivere in un modo particolare, non viene recepita dalle persone, non è recepita per quello che è dalle persone che la circondano. 폭력이라는 것은 이제 omnipresent, 온 세계에 퍼져 있는 것이고 어디에나 있는 것이기 때문에 영혜는 어떤 자신 안에도 있는 그 폭력을 거부하기 위해서 육식을 거부하게 되는 것이죠. 그리고 사실은 우리는 뭐 돌이나 이런 뭐 유리 같은 걸 먹고 살 수 없잖아요. 반드시 살아있는 것을 해쳐야만 살 수 있습니다. 그래서 이 여자로서는 이제 남을 해치지 않기 위해서는 자기가 죽어야만 하는 것이죠. 그런데 거기까지 할게요. Yong Ye, la protagonista, decide di rinunciare totalmente alla violenza umana, quindi la sua rinuncia della carne, il suo diventare vegetariana, è un punto di partenza, no? È soltanto l'inizio di un processo che la porta a rinunciare completamente alla violenza. Il problema è che poi le persone intorno a lei le provocano con violenza, no? Si impongono con violenza su di lei, quindi oltre ad avere una grande sofferenza interiore ha una grandissima sofferenza all'esterno anche, no? Cioè non riesce a trovare un posto, non riesce a trovare un luogo per star bene. 그래서 영의 세계에서는 지금 말씀하신 남을 해치지 않는 것과 그리고 자신이 살아있는 것이 결코 양립할 수 없습니다. Quindi il mondo di Yong Ye è un mondo in cui lei, nonostante sia il personaggio più limpido di tutti, è totalmente sofferente perché è totalmente soverchiato da questa violenza. 그렇지만 사실은 우리는 살아가야 한다고 생각합니다. 그리고 우리가 식물이 될 수도 없습니다. Nonostante ciò, lei crede di poter continuare a vivere pur sapendo in fondo forse di non poter diventare una pianta, che è poi la sua scelta, no? 그렇지만 저는 이 소설을 통해서 이런 극단적인 이 주인공의 어떤 결단을 통해서 이런 질문을 공유해 보고 싶었습니다. Attraverso la costruzione di questo personaggio ho tentato di
rispondere a delle domande che sentivo importanti sulla natura dell'essere umano. 그리고 이 소설을 마지막 부분은 이 영혜 언니 인혜가 앰뷸런스 차창을 바라보면서 그 시선이 항의하는 듯한 무엇인가에 항의하는 듯한 그리고 대답을 기다리는 듯한 시선으로 끝나게 되는데요. 저는 이 소설 자체가 그렇게 항의하고 대답을 기다리는 소설이라고 생각합니다. 다시 한번 대답을 어떻게 기다리는 소설. Nella parte finale, quando la protagonista si ritrova con sua sorella nell'ambulanza e guarda, la sorella guarda fuori dal finestrino dell'ambulanza e vede questi, la foresta, no? Che sembra una sorta di essere animato, fatto di fiamme verdi, no? In quel momento, assistendo a questo spettacolo violento, che poi in fondo è un po' come noi che ci affacciamo di fronte a un panorama che non riusciamo a identificare, fatto di sofferenza, il romanzo fa delle domande, cioè più che trovare delle risposte cerca di capire, di completare quali sono le domande fondamentali. So I want you to question on the possibility to live a pure innocence in our world, which is mingled with such violence and beauty, and how could we embrace this world, or how could we endure this world? And this is the question of Yonghae, and this is the question of this book. And with this question, this novel is ending, and I wanted to go further. So after this book, I wrote 3 novels, and in my 4th novel, I tried to ask another question. Maybe we have to leave this world, and then how can we do that? And then in the 5th novel, I wanted to focus on the possibility to look on some side of human beings. Maybe if we just look at the dark side of human beings, we cannot live like violence or all the terrible part of humanity, which was proved by throughout the history all over the world. And so in my 5th novel, the title was Greek Lessons, and I wanted to look at the very soft, almost fragile side of goodness of ourselves. And then I wrote my 6th novel. It is dealing with Gwangju massacre, which occurred in 1980. So I wanted to follow the, can I say, the path from the violence and dignity, human dignity. So, yeah, I think it seems that we cannot leave this world, and it seems that you cannot survive without harming others, but I believe in the fragile possibility of living our dignity in our life and this violent world. Faccio la traduzione? No, stamattina abbiamo avuto anche l'intervento in inglese. Chiedo a Giulia di leggere l'ultimo passo dall'ultimo capitolo, che si intitola Fiamme Verdi, ed è il capitolo dedicato alla sorella. Il tempo scorre. Inhie si risiede. Apre il coperchio dell'ultimo contenitore. Afferra la mano rigida di Yonghie e la tira verso le prugne, passando le dita della sorella sulla buccia liscia. Le piega le dita scheletriche attorno a una delle prugne. Gliele fa stringere.
Le prugne sono uno dei frutti che Yong Hye piacevano di più. In Hye si ricorda che a volte, da bambina, se ne faceva rotolare una in bocca per un po', senza morderla, dicendo che le piaceva quella sensazione. Ma adesso la mano della sorella resta floscia e inerte. Le sue unghie si sono fatte sottili come carta. Yong Hye. La voce di Yin Hye suona secca e stridula nel silenzio della stanza. Nessuna risposta. Avvicina il viso a quello di Yong Hye. Proprio in quell'istante, per quanto sembri incredibile, le palpebre di Yong Hye si aprono con un tremito. Yong Hye. Scruta nelle pupille nere e vuote della sorella, ma dentro vi scorge solo il riflesso del suo volto. La delusione che prova è così grande da coglierla di sorpresa e piombarla nella disperazione. Sei davvero pazza. È un pensiero questo che negli ultimi giorni non ha voluto concedersi, ma adesso per la prima volta rivolge a Yong Hye questa domanda. Hai veramente perso la testa? Una paura imperscrutabile la spinge a ritrarsi, ma resta seduta. Il silenzio assoluto della stanza, senza nemmeno il rumore del respiro a interromperlo, è come ovatta imbevuta d'acqua e le tura le orecchie. Forse, mormora tra sé e sé, forse è più semplice di quanto pensassi. Si interrompe esitante e per un po' tace. Sei pazza, quindi. Ma non completa il pensiero, tende il braccio e poggia l'indice sotto il naso della sorella. Un debole respiro le solletica il dito, caldo e regolare. Le labbra di Yong Hye tremano impercettibilmente. Questo dolore, questa insonnia che adesso, all'insaputa degli altri, tengono Yin Hye nella loro morsa. È possibile che Yong Hye abbia attraversato anche lei questa stessa fase, tanto tempo fa e più velocemente della maggior parte delle persone? Non potrebbe essere che la condizione attuale di Yong Hye sia lo sviluppo naturale di ciò che sua sorella ha cominciato a sperimentare di recente? Forse, a un certo punto, Yong Hye ha semplicemente lasciato cadere l'esile filo che la teneva legata alla vita di ogni giorno. Durante gli ultimi mesi di insonnia, Yin Hye, a volte, ha avuto l'impressione di vivere in uno stato di caos totale. Se non fosse stato per Jiwoo, se non fosse stato per il senso di responsabilità che sentiva verso di lui, forse anche lei avrebbe lasciato cadere quel filo. Gli unici momenti in cui il dolore cessa, semplicemente, come per miracolo, sono quelli che seguono uno scoppio di risa. Se qualcosa che Jiwoo dice la fa ridere, subito dopo si svuota completamente, anche del dolore. In quegli istanti il semplice fatto di aver riso le sembra incredibile e la fa ridere di nuovo. Una risata che a dire il vero sembra più folle che felice, ma Jiwoo ama lo stesso vederla così. Che cos'è, mamma? Che cos'è che ti ha fatto ridere? Allora Jiwoo ripete qualunque cosa abbia appena fatto, storce le labbra e con le mani mima un corno che gli spunta dalla fronte, oppure fa un verso, infila la testa fra le gambe e urla con una vocina buffa «Mamma, mamma!» e più lei ride, più lui fa il pagliaccio, finché non ha passato in rassegna tutti i reconditi misteri della risata che l'essere umano abbia mai compreso, mobilitando ogni mezzo a sua disposizione. Non può immaginare quali sensi di colpa susciti questo in sua madre. Vedere un bambino così piccolo fare di tutto solo per strapparle un pochino di apparente felicità, senza nemmeno sapere che alla fine le sue risate si esauriranno. La vita è così strana, pensa dopo aver smesso di ridere. Le persone, anche dopo che gli sono successe certe cose, non importa quanto terribili, continuano comunque a mangiare, a bere, ad andare al bagno e a lavarsi, in altre parole, a vivere. E a volte ridono perfino di gusto. E probabilmente hanno questi stessi pensieri e quando succede si ricordano tutta la tristezza che erano riusciti per breve tempo a dimenticare. Ma quando è distesa accanto al corpicino abbronzato del figlio, dopo che il sonno si è posato di nuovo sul suo viso innocente di bambino, per lei ricomincia la notte. Un momento in cui non si vede né si ode nessun'altra creatura vivente. Lungo un'eternità, senza fondo, come una palude.
Se si raggomitola nella vasca da bagno vuota e chiude gli occhi, si ritrova circondata dalla foresta buia. Gli scuri fili di pioggia trafiggono il corpo di Yong-ye come lance. I suoi piedi nudi e ossuti sono ricoperti di fango. Quando Inie scuote la testa per scacciare quell'immagine, alberi immersi nella luce piena di un giorno d'estate le tremolano davanti agli occhi come grandi fuochi d'artificio verdi. E a causa dell'allucinazione di cui le ha parlato Yong-ye, gli innumerevoli alberi che ha visto nel corso della sua vita, le foreste ondeggianti che ammantano i continenti come un mare crudele, avviluppano il suo corpo esausto e la sollevano in alto. Si vedono solo frammenti di metropoli, piccole città e strade che galleggiano sul tetto della foresta come isole o ponti e vengono lentamente trascinate via, trasportate altrove da quelle calde onde. Inie non può sapere cosa le stiano comunicando quelle onde, né cosa volessero dirle gli alberi che aveva visto alla fine dello stretto sentiero di montagna, raggruppati insieme come fiamme verdi nella penombra del primo mattino. Qualunque cosa fosse, era prima di calore. Non erano parole di conforto, parole che l'avrebbero aiutata a risollevarsi. Al contrario, erano spietate, e gli alberi che le avevano pronunciate erano una forma di vita spaventosamente fredda. Anche quando si era messa a cercare in tutte le direzioni, Inie non era riuscita a trovare un solo albero che volesse prendere la sua vita. Alcuni avevano rifiutato di accettarla, erano rimasti semplicemente lì, ostinati e solenni, eppure vivi come animali, reggendo il peso dei loro corpi giganteschi. In questo passo è molto evidente come lo sguardo straordinario di Han Kang restituisca la complessità del mondo e rifugga da ogni semplicistica divisione. Cioè, la natura anche può essere crudele, come appunto evidenzia questo passo, e anche nell'essere umano si può trovare rifugio, come quello che lei trova appunto in modo effimero, però nel cognato, con il quale diciamo, si incontra l'incrocio tra due ossessioni. Perché La Vegetariana è anche un romanzo sulle relazioni. Abbiamo parlato prima appunto della relazione col marito, di questa molto breve con il cognato e poi di questa invece molto importante con la sorella a cui è dedicato l'intero ultimo capitolo. E questa mi sembra sia la relazione più importante perché è quella che accompagna la protagonista in tutta la sua vita, da prima che inizi questa trasformazione fino a dopo appunto nel momento in cui la cogliamo in questo passo, cioè quando la trasformazione sta avvenendo e il resto del mondo l'ha abbandonata. Questa relazione mi ha ricordato quella di un film Shame di Steve McQueen in cui il protagonista Brandon a sua volta diciamo, malato di un'ossessione che è quella appunto per il sesso e la pornografia, la fruizione diciamo, compulsiva della pornografia, dice però alla fine del film a sua sorella: non siamo brutte persone che veniamo da un brutto posto. Allora, siccome anche in questo capitolo si accenna a un passato turbolento delle due sorelle, volevo chiederle se è una frase che possiamo diciamo così attribuire anche a questa coppia di sorelle e a come ha costruito questa relazione. Grazie.
문장을 소설 속에 숨겨 있는 의미하고 비슷하다고 생각하신지. Okay, grazie. 제가 쉐임이라는 영화를 보지 않아서 정확하게 맥락을 알고 있는지 잘 모르겠는데. Io non ho visto questo film, quindi non saprei darvi una risposta, diciamo, soddisfacente probabilmente su questa domanda. 그 대사가 흥미롭습니다. Sicuramente questo chi ha realizzato questo film sicuramente ha pensato a un concetto molto affascinante. 제가 정확하게 그 맥락에 맞는지는 모르겠는데 제가 어릴 때부터 인간이라는 존재에 대해서 마치 숙제처럼 가지고 있는 그런 질문들이 있어요. Ho sempre rispettato il lavoro dell'autore di questo film, quindi sicuramente mi interesserò al riguardo. Probabilmente posso legare quello che lei ha detto di quella frase con esperienze che ho fatto da piccola. Quando ero piccola ero ossessionata da domande sulla natura umana, domande riguardanti la natura dell'uomo. 인간은 너무나 복잡하고 때로는 아주 잔인하고 또 때로는 아주 숭고하고 성스럽기도 합니다. 그래서 그런 도대체 인간의 본질이라는 건 뭔지 그런 것에 대한 근본적인 질문이 항상 저에게는 함께 따라다니고 있습니다. Mi sono sempre chiesta come è possibile che coesistano questi due aspetti, no, nell'uomo, cioè l'essere capaci di fare degli atti estremamente che provocano estremo dolore, quindi estremamente violenti, e come si sia capace allo stesso tempo di compiere degli atti di altruismo o positivi verso gli altri esseri umani. 그래서 인간이라는 것에 제가 속하고 있다는 사실, 그것에 대해서 많이 생각하게 돼요. 어려운 문제인 것 같습니다. Quindi probabilmente è una cosa che mi porto dietro sin da piccola, appunto. Quindi interrogarmi su che cos'è la natura umana e anche il capire che cos'è che ci rende così, è per me un concetto molto difficile e molto complesso da analizzare. 본질적으로 인간은 연약하게 태어나서 뭔가 아주 복잡한 삶 속에서 해답 없이 질문만을 가지고 살아가야 하는 존재인 것 같아요. Fundamentally, maybe humans are destined to be born without any answers, and we have to seek for answers, but just we are given just questions, and then we have to go on with these questions, and our lives are vulnerable and sometimes clueless, and all we can do is questioning, and then maybe I believe, hopefully, in all the questions, maybe answers could exist inside the questions. And yes, so I think the line from the movie Shame maybe it's about the vulnerability of human beings, so I understand why you chose this line for this book. And yes,
But because of that weakness and because of that pain, maybe we can go on. I mean, I remember after I wrote Human Acts, my sixth novel, which is dealing with massacre of Gwangju, and it was dealing with human violence and the struggle for dignity. And then after the publication, I read an essay written by a Korean translator, and he was writing about the moment when he heard the news that there occurred the Gulf War, so it is a long time ago. And he was riding on the bus, and he was listening to the news that the war just began. And then he thought to himself, and so there is a war, and there will be bombings, and people will be killed, including children. And suddenly he woke up from his thoughts, and he realized that he was crying. And then he asked to himself, maybe, probably I love human beings, so I'm crying, maybe. And so, because if we feel pain because of human condition, if there exists this kind of pain, it means that we love this world, or we haven't given up anyway, humans. And so I think this vulnerability or pain is important, and I think it proves sometimes the goodness of us. I think so. Grazie. Chiudiamo qui, grazie a Dan Kang per questo suo incessante porsi domande, per la sua straordinaria opera, per essere stata qui con noi. La Vegetariana è il primo libro tradotto in italiano, quindi noi aspettiamo con ansia di poter leggere le altre opere. Grazie. 그리고 2018년에 지금 말씀드린 Human Acts 이 소설이 나오게 돼요. 그래서 그때 다시 만날 수 있으면 좋겠습니다. 예. Grazie mille per questa esperienza, e nel 2018 probabilmente il mio ultimo romanzo, che è chiamato Human Acts, che è quello di cui parlava prima, probabilmente uscirà in Italia, quindi se avremo la fortuna di incontrarci ancora ritornerò qui. Volentieri. Grazie anche. Grazie a Marilu e Umberti per la sua collaborazione, a Giulia e ad Alberto.